Buongiorno, tra poco il nostro telegiornale apriremo con una maxi operazione a Ragusa chiamata Strascico, 120 uomini della mobile impegnati per fermare una banda criminale che in pochi mesi ha ridotto sul lastrico decine di aziende siciliane con furti che hanno superato 1 milione di euro. E poi ci sposteremo a Palermo, un vasto traffico di cocaina tra l'Italia e l'Argentina con il quale veniva rifornita la movida siciliana è stato scoperto dai carabinieri che hanno eseguito diversi arresti tra Palermo, Roma e Udine. Poi andremo a Catania, la DIA ha sequestrato beni per 1,5 milioni di euro all'imprenditore Rabisarda. Parleremo anche del CARA di Mineo, la prima udienza nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta e falso sulla concessione dell'appalto dei servizi è slittata al prossimo anno. Ampia pagina dedicata anche allo spettacolo con la presentazione del nuovo cartellone del Teatro Bellini e dell'ABC e poi ampia pagina dedicata come sempre allo sport, questo e tanto altro tra poco dopo la pubblicità. Sei candidato alle prossime elezioni regionali del 5 novembre? Ultima TV è il veicolo giusto per parlare ai tuoi elettori. Contattaci per dare voce alle tue idee 095 38 74 26 o commerciale @ultimatv.it. Ti prepari a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. Allo zainetto. Buongiorno, bentrovati al TG di Ultima TV, lo avete sentito già dai titoli di copertina. Apriamo con una maxi operazione a Ragusa chiamata Strascico, 120 gli uomini della mobile impegnati per fermare una banda criminale che in pochi mesi ha ridotto sul lastrico decine di aziende siciliane con furti che hanno superato 1 milione di euro. Per noi sul posto la collega Chiara Morabito, buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Simona, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ancora qui davanti alla questura di Ragusa dove si è conclusa la conferenza stampa dell'operazione Strascico con tutti i dettagli che vi abbiamo raccontato anche nelle passate edizioni. Oltre 120 gli uomini della squadra mobile di Ragusa insieme alla squadra mobile di Catania e di Enna che hanno intercettato e fermato una banda criminale dedita al furto di materiali e mezzi meccanici che avevano letteralmente mandato sul lastrico decine e decine di aziende su tutto il territorio regionale. Sentiamo i dettagli di questa operazione in questo servizio. La notte si dava un appuntamento telefonico per la consueta battuta di pesca, poi invece si incontravano tutti al tondicello della playa e decidevano come operare. In squadre di volta in volta cangianti battevano tutto il territorio regionale, da Catania a Palermo, ad eccezione di Agrigento e Trapani, per andare a fare razzia di mezzi meccanici, abbigliamento, autobotti, perfino materiale utile a mandare avanti l'acquedotto di Caltanissetta. Milioni di euro di danni alle aziende oneste che operavano nel territorio. Tutto è cominciato con la denuncia di due imprenditori di Comiso, ai quali sono stati sottratti mezzi meccanici per un valore di oltre 500.000 euro. I due fratelli, in lacrime, gli uomini della mobile di Ragusa hanno rivelato di essere costretti a chiudere l'azienda e licenziare tutti i dipendenti. Da qui le indagini degli uomini della quarta sezione di Ragusa, coordinati dalla Procura, che in appena 6 mesi sono riusciti a comprendere il modus operandi della banda criminale e a fermare il gruppo. 17 destinatari del provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, 4 dei destinatari sono
ancora ricercati. Sofisticatissime attività di intercettazioni, incroci di utenze e dati hanno rivelato che i continui furti, soprattutto nelle isolate zone industriali, non erano frutto di casualità, ma il lavoro sistematico di una banda ben organizzata. Il materiale rubato veniva poi immesso nel circuito illegale. Era una donna, Giuseppa Indelicato, colei che si occupava di piazzare la refurtiva servendosi della sua azienda di rottamazione metalli nel quartiere di Zelisa. Buona parte dei mezzi sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari. La scorsa notte il blitz di oltre 100 uomini partiti da Ragusa con la collaborazione delle squadre mobili di Catania e Enna per interrompere il continuo saccheggio delle aziende per dare ossigeno agli imprenditori. Lo avete sentito, i 17 soggetti, non è stata contestata l'associazione criminale, e proprio questa è una caratteristica di questa operazione. Sono stati proprio loro, i componenti di questa banda, a evitare il vincolo associativo per potersi muovere meglio nel territorio e naturalmente sviare le indagini, ma non è stato così e gli uomini sono riusciti a ricostruire il modus operandi e l'organizzazione. Allora sentiamo nelle parole degli inquirenti. Ciò che ci dà maggior soddisfazione è aver interrotto un iter criminale che metteva in ginocchio, ha messo in ginocchio in buona parte il tessuto produttivo locale. Quindi un'attenzione anche per i piccoli reati che comunque vanno a incidere sull'attività produttiva locale? Soprattutto per i piccoli reati, perché dobbiamo difendere le persone, non trarre soddisfazione generica dal nostro lavoro. Il nostro compito è reprimere i reati per salvaguardare l'identità personale e patrimoniale delle persone, dei cittadini, della comunità locale. L'importanza di questa operazione è anche di aver costituito una vera e propria rete investigativa con la collaborazione anche delle squadre mobili, delle questure, delle altre città, delle altre province. Quella è sempre presente e facciamo ogni sforzo quotidianamente perché sia sempre attiva e possa portare risultati come questo che oggi avete visto in realtà. Tutto ciò deriva, credo e sono sicuro e sono certo, dall'assoluta serenità dei rapporti tra polizia e procura e dal leale confronto e collaborazione istituzionale che siamo tenuti a mantenere vivo e attivo. La cosa più importante di questa operazione, al di là degli arresti, insomma, è proprio il fatto di avere comunque fermato una banda criminale che ha creato diciamo, tantissime difficoltà nell'attività produttiva, nell'attività di lavoro, insomma, che chiaramente per noi è fondamentale tenere sempre viva ed evitare appunto che ci possano essere delle conseguenze sul piano occupazionale, sul piano delle attività, ecco, delle aziende. Da un frame di un'immagine siamo riusciti a intercettare soltanto davvero per un attimo una macchina utilizzata, e il fatto comunque che questa auto fosse poi, diciamo, stata ripresa in altre occasioni ci ha permesso di indirizzare l'indagine nel modo corretto, e poi piano piano siamo riusciti a individuare i telefoni in uso a questa banda di criminali, fino a quando siamo riusciti comunque a ricostruire tutti, diciamo, i vari reati che sono stati commesse, addirittura 20 in soli 6 mesi di indagine. È tutto qui da Ragusa, se non ci sono ulteriori domande da studio vi restituisco la linea. No, grazie alla collega Chiara Murabito. Noi andiamo avanti e ci spostiamo a Palermo. Un vasto traffico di cocaina fra l'Italia e l'Argentina, con il quale veniva rifornita la movida siciliana, è stato scoperto dai carabinieri che hanno eseguito diversi arresti tra Palermo, Roma e Udine. Sentiamo la collega Simona D'Urso. Bagheria e Buenos Aires collegate da un traffico internazionale di droga. Coinvolte non solo la città palermitana e quella argentina, perché dalle prime ore di questa mattina anche nelle città di Roma e Tolmezzo, provincia di Udine, i carabinieri di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone ritenute trafficanti, quali alcuni appartenenti al mandamento mafioso di Bagheria. Dalle indagini è stato individuato un gruppo di spacciatori prevalentemente operante nei locali notturni delle province di Palermo e Trapani. È stato documentato che il settore degli stupefacenti riveste per Cosa Nostra un'importanza fondamentale, fonte di accese e continue tensioni tra gli stessi sodali. Nicolò Testa, al vertice della famiglia mafiosa di Bagheria, e il suo stretto collaboratore Carmelo D'Amico erano entrati in rapporti d'affari con Salvatore Drago Ferrante, procacciatore all'ingrosso di cocaina che nel giro di qualche mese aveva creato una squadra di persone, tra cui anche Di Salvo e Militello, dedite all'importazione in Italia di stupefacente proveniente dall'Argentina e alla cessione in favore di spacciatori all'ingrosso sul mercato palermitano. Ferrante aveva consentito di accedere a ingenti fornitori a prezzi più bassi rispetto a quelli praticati dai fornitori locali, vantando così dei contatti con i narcotrafficanti argentini. Le attività di indagine condotte anche all'estero hanno consentito il sequestro di circa 5 kg di cocaina.
Grazie alle intercettazioni è stato individuato un gruppo di giovani palermitani alle dipendenze di Pasquale Testa, figlio di Nicola, e di Salvatore Rotolo, i quali si erano accordati per reperire lo stupefacente da piazzare sul mercato attraverso una serie di pusher che agivano all'interno dei locali notturni. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'acquisto in Argentina ai fini dell'esportazione in Italia di quasi 5 kg di cocaina sequestrati all'aeroporto di Buenos Aires, la cessione di un chilo di cocaina sulla piazza di spaccio palermitana e un gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti di vario tipo operanti in provincia di Palermo. E a proposito dell'operazione Presidium, leggiamo una nota ancora una volta: è stato dimostrato come il settore degli stupefacenti rivesta per Cosa Nostra un'importanza fondamentale, imprescindibile nelle dinamiche criminali, lo ha detto il colonnello Antonio Di Stasio, comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo. Abbiamo smantellato un canale diretto con il paese sudamericano e contatti con i narcotrafficanti argentini che permettevano l'importazione diretta della cocaina e l'acquisto ad un prezzo all'ingrosso con maggiori margini di guadagno, anche grazie a squadre di pusher impegnate a spacciarla nei locali notturni delle province di Palermo e Trapani. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo però a Catania. Beni per 1,5 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore Rapisarda. Ce ne parla Damiano Scala. Soldi, società e quote di partecipazione di aziende operanti nel settore dell'autotrasporto. Questo è il patrimonio sequestrato dalla DIA di Catania all'imprenditore Vincenzo Salvatore Rapisarda, arrestato nel 2015 nel corso dell'operazione coordinata dalla Procura distrettuale antimafia Amplain, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catania nei confronti di 16 persone ritenute affiliate al clan Murabito Rapisarda di Paternò. Un patrimonio da 1,5 milioni di euro con Rapisarda già raggiunto nel 2016 da una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri denominata Vicere per associazione di stampo mafioso e rivelazione di segreti d'ufficio nei confronti di 108 appartenenti al clan mafioso dei Laudani. Sigilli anche ad immobili e conti correnti. Torniamo a Palermo, tre vigili urbani di sono indagati con l'accusa di aver avvertito anticipatamente alcuni commercianti di controlli che sarebbero stati effettuati nei loro esercizi commerciali nella zona della Movida. L'indagine, scrive il Giornale di Sicilia, è partita dalla denuncia del titolare di un negozio che, stufo delle continue multe, è andato in procura a riferire che i vigili favorivano i suoi concorrenti. Dall'esame dei tabulati telefonici, in effetti, risultavano chiamate dei vigili alle utenze di alcuni commercianti nel periodo compreso tra gennaio e febbraio. I tre indagati sono gli ispettori capo Francesco Damiata, Rosario Remo Di Bartolo e Gaetano Presti Giacomo. La zona è quella dell'Olivella, nelle viuzze di fronte al Teatro Lirico, affollata di locali notturni. Adesso ci colleghiamo direttamente da Messina con la collega Carmen Di Perre. Parliamo del ricorso che ha presentato nei giorni scorsi il governatore Rosario Crocetta sull'esclusione della lista Micari a Messina. Leggiamo intanto la notizia: il TAR sezione di Catania ha respinto il ricorso presentato contro l'esclusione della lista Micari presidente a Messina. La lista era stata ricusata per un ritardo nella presentazione della documentazione. Ma ascoltiamo i dettagli al telefono. Buongiorno Carmen. Buongiorno, è una notizia, possiamo dire, di circa una mezz'oretta fa. C'è un nuovo colpo di scena sulla campagna elettorale per le regionali. Infatti il TAR di Catania ha rigettato il ricorso presentato dalla lista Arcipelago a sostegno di Micari presidente per il collegio di Messina. In realtà, precisamente, possiamo dire che è stata rigettata la richiesta del trasferimento al TAR di Palermo, in quanto, come si legge nella sentenza, nel merito il ricorso è infondato. La lista del presidente Crocetta, con tra gli altri l'assessore ai beni culturali Aurora Notariani, recentemente nominata, era stata esclusa dal Tribunale di Messina perché presentata in ritardo. Pronto, mi sentite? Mi sentiamo. Un grande problema quindi per trovare ancora consensi per il candidato alla presidenza del centrosinistra, considerato che anche a Siracusa la lista Arcipelago non è stata neppure formata. Il ricorso sarebbe infondato in quanto il rappresentante si era presentato in ritardo al Tribunale di Messina il giorno in cui appunto dovevano chiudersi le liste.
il termine erano le ore 16, alle ore 16 lui dichiarava di essere non all'interno del tribunale, bensì nei pressi. Questo è il motivo, quindi se c'è stato questo rigetto, l'ultima speranza potrebbe essere il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativo di Palermo, per rimettere in gioco a Messina la lista arcipelago del presidente Crocetta. Noi ti ringraziamo Carmen, naturalmente nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali approfondiremo questa notizia. Intanto ieri sera nel nostro telegiornale delle 20:15 avevamo intervistato in diretta proprio il governatore Rosario Crocetta, che aveva convocato una conferenza stampa all'hotel Il Principe proprio su questo argomento. Sentiamo come si era espresso, era fiducioso proprio sull'esito del ricorso. Non abbiamo fatto alcuna polemica nei confronti della commissione del tribunale che ha escluso la lista, però è evidente che noi pensiamo di avere ragione per un semplice motivo. I nostri delegati sono presentati già alle 15:29 per presentare la lista. Intorno alle 4, quando hanno dato un'occhiata ai documenti, si sono accorti che avevano preso la cartella sbagliata e incompleta della lista. A quel punto uno è entrato, l'altro invece è andato a prendere i documenti in macchina. È stato dopo 3 minuti in sostanza davanti alla porta per raggiungere i documenti, e in quel momento invece si è trovato una porta sbarrata e gli è stato impedito di integrare i documenti. Questo non è avvenuto in nessuna parte della Sicilia, è avvenuto solo a Messina ed è avvenuto nell'unico posto dove io sono candidato. Non voglio urlare a complotto, assolutamente, ma credo che ci sia stato un'errata interpretazione della legge, soprattutto anche un grave vulnus alla democrazia. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del CARA di Mineo, il centro di accoglienza richiedenti asilo in provincia di Catania. La prima udienza nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta e falso sulla concessione dell'appalto dei servizi slitta al prossimo anno. Ci racconta tutto Damiano Scala. Nulla di fatto, si rinvia tutto al 25 gennaio dell'anno prossimo per difetto di notifiche. Si risolve così la prima udienza del processo a 15 persone nell'ambito dell'inchiesta per turbative d'asta e falso sulla concessione dell'appalto dei servizi dal 2011 al 2014 al CARA di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo in provincia di Catania. Resta ancora aperta la posizione del sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione, indagato in qualità di allora soggetto attuatore del centro accoglienza richiedenti asilo più grande d'Europa, che ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. I due processi saranno unificati alla prossima udienza. Tra i 15 imputati rinviati a giudizio ci sono il sindaco di Mineo Anna Loisi, l'ex presidente del consorzio Sol Calatino Paolo Ragusa, l'ex direttore del consorzio Calatino Terra d'Accoglienza Giovanni Ferrera, gli ex vertici delle ATI interessate. Secondo l'accusa, Castiglione insieme a Dovaida e Ferrara, presidente e componente della commissione aggiudicatrice, avrebbero predisposto il bando di gara con fidalità di affidamento. Non solo, la procura di Catania ritiene in particolare che le cooperative interessate si siano costituite appositamente in ATI dopo aver ricevuto specifiche rassicurazioni sull'aggiudicazione degli appalti. Agli altri imputati indagati l'accusa mossa è quella di corruzione e scambio di voti in cambio di assunzioni al CARA. Passiamo di nuovo alla politica, sempre il collega Damiano Scala ci parla della situazione della sinistra italiana, protagonisti Massimo D'Alema e Claudio Fava a Monreale. Sentiamo. Un Claudio Fava a tutto tondo, quello che si presenta alla conferenza stampa di Monreale in provincia di Palermo. Accanto a lui Massimo D'Alema e Pietro Bartolo. Un Claudio Fava a tutto tondo, quello che si presenta alla conferenza stampa di Monreale in provincia di Palermo. Accanto a lui Massimo D'Alema e Pietro Bartolo, il medico responsabile del presidio sanitario a Lampedusa, nonché autore di un libro ispiratore del film Fuoco a mare. Un tiro incrociato con D'Alema che ha acceso gli animi, sottolineando che qualsiasi sarà l'esito delle elezioni regionali, la presenza di una voce forte che esprime i valori della giustizia sociale e delle lotte alle disuguaglianze sarà un fattore molto importante. Stiamo cercando, continua l'ex segretario nazionale, di organizzare una sinistra aperta. Si è creato un vuoto nella politica con lo scivolamento al centro del PD. Penso che il dato della Sicilia, naturalmente la Sicilia non è una regione facile per la sinistra,
e tuttavia renderà evidente che questo progetto politico che sta prendendo corpo è un progetto che può puntare a traguardi molto più ambiziosi che non al 3%. L'accordo con la Libia, sì, ha come precedente l'accordo che fece Berlusconi con Gheddafi, perché anche quell'accordo, che era un accordo di trattenimento in Libia, diciamo, dei profughi, dei migranti, non prevedeva alcuna garanzia, alcuna tutela dei diritti umani di queste persone. Claudio Fava invece si concentra sul CARA di Mineo. Ma che intanto l'accoglienza non basta da solo, occorre l'integrazione, occorre un sistema di assistenza sanitaria che sia all'altezza della necessità. Occorre anche una sfida più complessiva di civiltà, di cultura, che la Sicilia al centro del Mediterraneo non può considerare questo tema soltanto come un'emergenza di ordine pubblico come è stato fino adesso, o pensare che il CARA di Mineo, il più grande d'Italia, possa rappresentare una risposta. Lo è stato dal punto di vista elettorale, è diventato uno straordinario business con conseguenze giudiziarie che voi conoscete, e la risposta è stata data fino adesso dalla politica e dal ceto politico siciliano. La presenza qui di Pietro Bartolo serve a far capire che esiste uno sguardo diverso, ed è anche uno sguardo che poi un governo regionale deve proporre alle politiche nazionali. È una questione che va vissuta, discussa, condivisa, pretendendo che ci sia un'attenzione che spesso rispetto alla Sicilia non c'è stata su questo tema. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Il martedì Ultima TV è Pesca per Passione. Nella prossima puntata vi parleremo dei campionati italiani di surf casting che si svolgeranno a Grosseto. In studio, ospiti alcuni atleti catanesi che parteciperanno alla competizione. Pesca per passione, martedì alle 20:50. Poliambulatorio medico. Cardiologia. Oncologia. Ortopedia. Radiografie, mammografie, TAC, etica, scintigrafie. Prestazioni di diagnostica per immagini, analisi di laboratorio. Piazza Stesicoro 8, Catania. Telefono 095 31 28 69. Bentrovati, parliamo di imprese, mercato dei capitali. Confindustria ha presentato il programma Elite di Borsa Italiana. Ascoltiamo le interviste realizzate dal collega Santiligeri. La borsa esce dai palazzi importanti milanesi per venire nelle imprese, inversione di tendenza, cioè loro vengono da noi insieme a Confindustria, dove siamo partnership in questo progetto che firmeremo oggi, e nella qualità in cui è importante dare alle imprese i servizi anche finanziari e economici. Per le imprese che oggi stanno effettivamente agganciando la ripresa, per quelle che riescono a internazionalizzare, a capire che effettivamente la finanza ha un valore importante, oggi Confindustria insieme ad Elite è a servizio degli imprenditori catanesi. Il progetto Elite è un progetto dedicato a accompagnare gli imprenditori in una crescita non solo dimensionale ma anche culturale. L'obiettivo è quello di dotare l'imprenditore e le loro imprese di quegli strumenti necessari per poter valutare come approvvigionarsi di capitale nel momento in cui l'azienda stia affrontando
una crescita importante o voglia affrontare un'operazione straordinaria come per esempio un'acquisizione. Come la mia, come Plastica Alfa di Caltagirone, che già è presente in 80 paesi nel mondo, quindi non è che le manchino delle ribalte, però consente di avvicinare appunto questo mondo dei capitali, degli investitori, ma degli interlocutori finanziari in generale in una maniera diversa e sicuramente aiuta l'imprenditore anche in un percorso di cambiamento culturale anche all'interno dell'azienda, che non è sempre semplicissimo da noi in Sicilia. Quindi è un grande aiuto ed è un grande come dire, trampolino per i successivi progetti che un'azienda che ha anche una certa ambizione vuole darsi. Cambiamo argomento. Presentata la stagione del Teatro Massimo Bellini a Catania, ma non sono mancate le polemiche dei lavoratori precari che chiedono stabilizzazione. Ascoltiamo. Una presentazione a due facce, quella della nuova stagione del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Da un lato la soddisfazione di un calendario intenso e ricco di eventi con artisti di un certo calibro. Sarà una stagione veramente importante perché superato il primo biennio di rilancio, questo dovrebbe essere veramente il biennio del consolidamento di alcuni processi di sviluppo. Quindi inaugureremo il 4 e il 5 di novembre con la grande musica di Schubert, di Beethoven, e termineremo l'8 giugno dopo aver fatto 12 concerti sinfonico-corali e 6 concerti speciali. Dall'altro la consapevolezza di una situazione finanziaria che, anche se risanata parzialmente, resta comunque precaria. Nella finanziaria varata dalla Regione emerge infatti un nuovo taglio dei finanziamenti previsto per il Teatro Massimo Etneo di oltre 3 milioni di euro. Dobbiamo chiarire che il Teatro Bellini è economicamente e finanziariamente allo stato attuale sano. Abbiamo approvato di recente con il CDA il bilancio 2016 che è in pareggio e il bilancio 2017 che è in pareggio, quindi il teatro è sano. È chiaro che questo è un teatro pubblico che svolge una funzione di servizio pubblico e che ovviamente deve ricevere una quota di finanziamento pubblico sufficiente a sostenere almeno i costi fissi, che sono i costi degli stipendi, le spese di gestione e di funzionamento generale. Sappiamo che nella finanziaria regionale approvata a fine maggio è previsto sul 2018 un taglio di oltre 3 milioni di euro che segue altre riduzioni di risorse. È chiaro che il Teatro Massimo Bellini non può sostenere questo taglio e quindi sarà indispensabile l'immediato reintegro di tutta la cifra per garantire non solo continuità e la sopravvivenza del teatro, ma soprattutto un'ulteriore fase di sviluppo. E proprio alla conferenza di presentazione della nuova stagione era presente anche una delegazione di lavoratori precari del Teatro Bellini, che hanno protestato per una stabilizzazione delle loro posizioni, più volte promessa ma mai attuata. L'ennesima protesta che fanno i lavoratori del Teatro Bellini di Catania come stagionale, perché alcuni da 20 anni, alcuni qualche anno in meno, ma comunque in un lasso di tempo enorme, continuano ad essere stagionale, nonostante tutti dicono che senza questi lavoratori il teatro non può funzionare, perché sono quelli che aprono, che chiudono, che fanno i biglietti, che accendono le luci, che aprono i cancelli, quindi tutta una serie di operazioni essenziali per il funzionamento del teatro. Tutti si sono impegnati, a cominciare dal sindaco di Catania, alla stabilizzazione di questi lavoratori, ma a distanza di anni non c'è niente di nuovo sotto il sole. Vogliamo degli impegni certi anche del sovrintendente, perché almeno nel piano triennale che il teatro dovrà fare in queste settimane ci sia per il lavoratore stagionale una regolarità nel lavoro per questi 3 anni. E parliamo ancora di teatro, presentata la nuova stagione anche dell'ABC, 8 spettacoli con protagonisti d'eccezione. Noi siamo andate all'interno del teatro per qualche anticipazione. Damiano Scala. 8 grandi produttori teatrali, una serie di mattatori della scena italiana, un doppio debutto affidato a Rico Guarneri, 7 mesi di programmazione, 32 rappresentazioni e 24 date in totale. Questi numeri della nuova stagione che il Turifero organizza a Catania da ABC. Sul palcoscenico del teatro si alterneranno Ambra Gioini, Michele Placido, Monica Guarritore, Francesca Reggiani, Sergio Rubini, Ornella Muti, Luigi Locascio e tanti altri. Quest'anno sono presente con 2 lavori, apro e chiudo la stagione, quindi sono i 2 momenti clou, i 2 momenti topici. E apro con questo spettacolo che si chiama Maschere, la patente e la giara. In realtà la patente e la giara, che verranno naturalmente rappresentate, rappresentano un pretesto attorno ai quali, 2 atti unici, si è costruito un involucro
che sono tutti concetti filosofici e psicologici sui quali Pirandello ha fondato la sua drammaturgia. A novembre si alzerà il sipario per la nuova stagione del teatro, che legherà in scena il protagonista Enrico Guarneri, i testi di Luigi Pirandello per la regia di Guglielmo Ferro. Ci pregiamo di avere i più grandi spettacoli, fra i migliori spettacoli italiani. E quest'anno ci saranno grandi nomi come Rubini, Locascio, Placido, Ambra, insomma sono tanti che è anche difficile ricordarseli tutti. Ancora qualche istante di pubblicità, terza parte come di consueto, dedicata allo sport. Il martedì Ultima TV è Pesca per Passione. Nella prossima puntata vi parleremo dei campionati italiani di surf casting che si svolgeranno a Grosseto. In studio ospiti alcuni atleti catanesi che parteciperanno alla competizione. Pesca per passione, martedì alle 20:50. Floresta, il comune più alto di Sicilia, ti aspetta alla nuova edizione di Otto Brando. Ogni domenica di ottobre, dalle 9, potrai conoscere e gustare le eccellenze gastronomiche di origine comunale, in un territorio unico. Ogni domenica, per tutto il mese di ottobre, gusto e divertimento ti aspettano a Floresta, Otto Brando 2017. Info e contatti 0941 662036 o www.floresta.gov.it. Terza parte del nostro telegiornale, parliamo di sport e andiamo a Palermo perché i rosanero si giocano sabato la vetta Frosinone. Intanto Tedino ritrova tutti i nazionali e dovrà sciogliere il rebus in attacco. Ci racconta tutto Roberto Chifari. 48 ore per conquistare la vetta in solitario, 48 ore per scrivere il proprio futuro. Frosinone e Palermo sabato si sfidano per la vetta. L'obiettivo è quello di creare un gap di punti necessari da mettere in cascina. Nonostante il campionato sia giunto solo ad ottobre, è già tempo di bilanci e il primo verdetto questa Serie B lo ha già dato. In cadetteria non c'è nulla di scontato. Lo dimostra la vittoria del Novara sul Frosinone, lo confermano le difficoltà che ha incontrato il Palermo contro Ascoli e Parma. Insomma, c'è un campionato tutto da giocare e per farlo bisognerà mettere in campo tutta l'esperienza di cui si è in grado. La notizia positiva arriva da Palermo. Tedino ritrova i nazionali e attende fiducioso in un loro pieno recupero dopo le partite giocate per le qualificazioni a Russia 2018. Tra ieri e oggi sono arrivati tutti gli 8 nazionali. Ora toccherà verificare la loro tenuta fisica e il grado di stanchezza. Di sicuro la partita contro il Parma ha dato due indicazioni. La prima è che Pomini è un ottimo portiere e che può ben sostituire Posavec. La seconda è che le seconde linee hanno dimostrato ottime garanzie, hanno voglia di giocare e dimostrare che possono ritagliarsi uno spazio importante. A proposito di seconde linee, Tedino dovrà sciogliere il rebus in attacco. Considerando l'inamovibilità di Nestorowski, chi contenderà l'altra maglia da titolare? Il giovane Lagumine, che contro il Parma ha dato dimostrazione di maturità con un gol di pregevole fattura, o il macedone Trajkovski, che ha segnato l'Italia e ha dimostrato di trovare in nazionale una verve d'attaccante puro. Dubbi che Tedino si porterà fino alla fine. Adesso parliamo di pallavolo, Volley Catania, due punti meritatissimi in casa del Santa Croce, rossazzurri sono primi in classifica. Simona D'Urso. Due punti conquistati con i denti sul difficile campo del Santa Croce e il bottino del Volley Catania che adesso è in testa alla classifica di A2. Gli etnei non partono con il piede giusto, tanto che nella prima fase subiscono il gioco dei padroni di casa per poi riprendersi dopo un time out chiamato da Mister Rigano. Ma è nel secondo set che la musica cambia. I padroni di casa cercano di riprendersi, ma sembrano travolti dalla furia rossazzurra che riesce a portare a casa il secondo parziale con 22-25. Nel terzo parziale, dopo una prima fase in parità 14-14, il predominio è totalmente rosso-azzurro.
Nell'ultima frazione di gioco sono gli etnei a mettersi sulla difensiva e dalla panchina del Santa Croce arrivano i rinforzi e si arriva al tie break. Le due squadre procedono punto a punto, ma è l'Ace di De Santis che chiude definitivamente i giochi. Incontenibile la gioia di Mister Rigano, che ha apprezzato la pazienza con cui i suoi ragazzi hanno lavorato in campo. Domenica si gioca ancora una volta in trasferta contro la Castellana Grotte. E prima di chiudere vi ricordiamo, come di consueto, che Ultima TV è visibile sui canali 87 e 877 della Digitale Terrestre e sul canale 5087 della Digital Key. Vi invitiamo gentilmente a risintonizzare i canali del vostro televisore. Nel caso di problemi di ricezione del segnale potete contattare il seguente numero telefonico 095 38 74 26. In alternativa potete scrivere ai seguenti indirizzi: segreteria @ultimatv.it oppure segnalazioni@ultimatv.it, indicando la zona e la città da cui scrivete. Vi aiuteremo a risolvere il problema e un nostro tecnico sarà a vostra disposizione. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione di Ultima TV con il telegiornale alle 16. Grazie per averci seguito, da parte mia l'auguro di una buona giornata.